arriva anche in Italia il film Cowspiracy, un documentario prodotto e diretto da Kip Anderson e Keegan Kun. Il film racconta il viaggio di un aspirante ambientalista in cerca di risposte e soluzioni ai problemi ecologici più urgenti. Cowspiracy, il segreto della sostenibilità, è stato soprannominato il film che le organizzazioni ambientaliste mondiali non vorrebbero mai farti vedere, ed è un lavoro innovativo che indaga a fondo ed esplora il vero impatto dell'allevamento intensivo sull'ambiente e delle scelte politiche che ricadono inevitabilmente su di esso. Anderson, regista e protagonista del film, cerca un confronto con i maggiori leader del movimento ambientalista, riscontrando tuttavia un intenzionale rifiuto in merito al tema dell'allevamento intensivo. Quest'ultimo è risaputo essere la principale causa di deforestazione e di devastazione ambientale, di consumo di risorse idriche, nonché dell'inquinamento dovuto ai gas serra, senza contare l'uccisione sistematica di un numero incalcolabile di esseri viventi. Il film offre il giusto percorso verso la sostenibilità globale di una popolazione in costante crescita, il veganismo come scelta etica per gli animali e per l'ambiente. In altre parole, una verità per molti scomoda e una soluzione immediata al devastante impatto ambientale che l'allevamento intensivo sta avendo giorno dopo giorno sul nostro pianeta. Il film verrà proiettato a Torino la sera del 9 di ottobre alle 19:30 presso il Teatro Bell'Arte in via Ludovico Bellardi 116. La serata è organizzata in collaborazione con Animal SOS. Per informazioni si può scrivere alla mail brescia@essereanimali.org. È presente anche un evento su Facebook. Prima edizione ad Oglianico di San Rocco e il suo cane, un nome curioso. Sì, è stato scelto questa location perché diciamo, avremmo dovuto farla 15 giorni fa, in cui in questa parte di Oglianico si festeggiava San Rocco, e poi tutto anche legato alla mitica storia in cui vede San Rocco e il suo cane, già una cosa dell'antichità, ci sembrava carino. Poi causa pioggia abbiamo rimandato ad oggi, comunque siamo sempre alla prima edizione di San Rocco e il suo cane, e speriamo di rifarla tante altre volte. Moltissimi cani presenti qui oggi? Ma sì, diciamo di sì, anche se è un'edizione di secondo piano, perché il clou doveva essere quella di 15 giorni fa. Comunque siamo soddisfatte. Tutte le razze? Sì, abbiamo cani di razza, moltissimi cani di razza, moltissimi meticci e persone simpatiche. Insomma, non è una gara di bellezza, è una festa del cane. Lo scopo è quello di aiutare il canile di Caluso e Rivarolo e tutti si divertano. I cani comunque fanno una passerella insieme al padrone? Sì, fanno niente di eccezionale, fanno un giro nel ring e poi verranno valutati a discrezione dei giudici. Abbiamo giudici competenti e giudici più casalinghi, poi la sommatoria darà l'origine ai diversi premi che abbiamo pensato. Prossimo anno un'altra edizione qua? Sì, senz'altro, poi ci hanno chiesto già anche altri comuni, noi siamo disponibili, chiunque sia interessato, noi ci facciamo in quattro. Ricorrente numero 15, del meticcio, Croi, di 2 anni. Linda è un pastore tedesco incrocio, femmina, taglia grande, di circa 3 anni, è molto affettuosa e dolce, docile e intelligente, è sana, vaccinata e cippata. Sarà affidata sterilizzata. L'ideale per lei è una famiglia paziente e tranquilla e magari una casa con giardino. Linda si trova in un rifugio del Vercellese. Per informazioni su di lei si può chiamare il numero 329 88 24 593.
E poi ci sono questi cuccioli meticci, sono una femmina e due maschietti, futura taglia media, si trovano nel biellese. Il cucciolotto che vediamo ha circa 8 mesi, è taglia media, pelo corto nero, molto buono e tranquillo. E poi ci sono questi due cucciolotti, maschietto e femmina, di 3 mesi, futura taglia medio piccola, color miele, vivaci e socievoli. Per informazioni su di loro si può chiamare il numero 348 74 53 808. In chiusura vi ricordo che potete scriverci, inviarci i vostri appelli, i vostri appuntamenti, le vostre segnalazioni alla mail redazione@tgamiciamimali.it e che siamo su Facebook, su Twitter e su YouTube. Alla prossima settimana!